Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Buonasera, buonasera a tutti, siamo di nuovo in onda sulle frequenze di Radio Dolce Vita per la nuova stagione del nostro ciclo di trasmissioni Dove c'è impresa c'è vita, in cui settimana dopo settimana raccontiamo la vita sociale ed economica del territorio attraverso le imprese di CNA e le attività di CNA. Oggi in particolare parleremo di formazione ma anche di spettacolo dal vivo, un settore che ha molto sofferto durante gli anni della pandemia e che però attualmente è in netta ripresa e quindi è anche in una fase in cui c'è una ricerca di nuovo personale, a cui CNA cerca di rispondere a questa ricerca appunto di nuovo personale qualificato attraverso una iniziativa di formazione che non è nuova, si ripete per il terzo anno e di cui ci parlerà in particolare Paolo Marcolini. Paolo Marcolini è progettista per CNA Formazione Emilia Romagna, viene da esperienze professionali molteplici, è stato presidente regionale e provinciale dell'ARCI, è stato direttore della Factory Grisù, attualmente appunto è progettista nel campo della formazione per CNA. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto CNA Formazione Emilia Romagna, fino al 31 dicembre avrei detto ECI per Ferrara. Oggi abbiamo cambiato denominazione, ma è anche cambiata la configurazione di questa organizzazione. Lo diciamo per capirci meglio introduttivamente che cosa significa CNA Formazione Emilia Romagna. CNA Formazione Emilia Romagna è un nuovo ente, una nuova società che è costituita da tutti gli ECIPAR provinciali. Una sfida che la CNA Emilia Romagna, in collaborazione con le sedi decentrate, ha colto per provare a costruire uno strumento più efficace, più efficiente e che potesse occuparsi a 360 gradi del tema della formazione. Si è rivolta alle aziende, si è rivolta ai disoccupati, l'area lavoro, il sostegno alle attività appunto di varia natura grazie ai progetti della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i fondi sociali europei, e essere presente meglio e con più efficacia su tutti i territori con delle strategie non più provinciali ma questa volta regionali, per andare a amplificare, migliorare dove siamo magari un po' carenti e andare a puntare sulle attività di eccellenza che in tutti questi anni ci hanno permesso di stare su questo importante settore che è quello della formazione. Ecco, naturalmente per abituarci a questa novità per un po' di tempo utilizzeremo, per così dire, la doppia denominazione, insomma ci richiameremo anche alla precedente denominazione ECIPAR. Oggi comunque abbiamo una sede ferrarese di CNA Formazione Emilia Romagna, non sono cambiati i contatti diretti, se qualcuno vuole chiamare ECIPAR lo può sempre fare con i contatti che ha sotto mano preesistenti, però diciamo comunque questa nuova realtà comincia ad operare e appunto, come diceva Paolo, il punto dovrebbe essere evidente in un miglioramento complessivo della qualità della proposta, perché oggi la formazione è un tema di grande importanza per le imprese e affrontarlo a livello regionale, piuttosto come rete regionale, piuttosto che come singoli centri di formazione provinciali, permette un approccio migliore dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista dei finanziamenti che si possono ottenere, perché sono finanziamenti di livello regionale che naturalmente appunto un'entità regionale può intercettare meglio. Noi però vogliamo parlare di una cosa molto specifica, che è quella del mondo dello spettacolo dal vivo. Ecco, per cominciare a raccontare questo corso abbiamo sentito vari imprenditori del settore e tutti ci hanno detto è un settore che sta tornando a svilupparsi con forza dopo gli anni pessimi, terribili del Covid. È così, Paolo? Sì, è esattamente così. Questo è un corso molto collaudato, lo ricordavi prima, è la terza edizione. Il progetto è stato predisposto proprio per andare a sostenere la richiesta di personale qualificato all'interno delle industrie culturali e creative, nella fattispecie nel mondo dello spettacolo. La pandemia purtroppo ha obbligato tantissime persone che avevano competenze in questo ambito, che hanno visto chiudere i loro teatri, il loro cinema, le loro attività concertistiche, e hanno cambiato lavoro, togliendo a questi settori delle competenze professionali di altissimo livello.
Per tempo abbiamo deciso, in collaborazione con appunto una fitta rete di realtà che lavorano in questo ambito, tra cui anche Radio Dolce Vita, che ringraziamo per la partecipazione, ci siamo chiesti come fare a dare una mano e abbiamo costruito quindi diversi percorsi di alta formazione, di perfezionamento rivolto ai fonici, a quelle persone che hanno deciso di fare di queste attività e di questo settore un mestiere, per dargli una mano sulle nuove tecnologie, sulle innovazioni tecnologiche presenti in questo settore. Ecco, quindi l'idea di far partire questo corso per la terza edizione consecutiva è contemporaneamente una buona notizia da un certo punto di vista, è il prodotto di una buona notizia, e cioè appunto che questo settore è in grande ripresa e soprattutto che oggi offre delle prospettive molto concrete di lavoro. Come osservava Paolo e come ci hanno detto gli imprenditori del settore, da Davide Franco di Fono Immagine, presidente anche di CNA Cultura, a Alessandro Malimpensa, che è il titolare della storica azienda Giuliano Malimpensa, pensa che fin dagli anni 70 insonorizza eventi a Ferrara, alla Luminaria di Moreno Paci o ancora alla KS Service. Tutti ci hanno detto questo, cioè le aziende hanno bisogno di nuovo personale, anche perché appunto molto del personale che una volta operava nel settore si è spostato su altri campi nel momento in cui appunto lo spettacolo dal vivo era in forte ribasso. Quindi c'è una buona notizia che salutiamo e c'è anche la volontà di dare risposta a delle esigenze specifiche delle imprese. Se ci si vuole iscrivere, che cosa si fa? Tanto per chiarirlo prima di proseguire nell'esposizione dei contenuti del corso. Per iscriversi basta andare sul sito, che si chiama ancora www.eciparfait.it. Si trova il corso e ci sono tutte le informazioni per l'iscrizione. Oppure naturalmente rivolgersi a Paolo Marcolini via mail, certo. pmarcolini@eciparfait.it, oppure venire in via Caldirolo al numero 84, lì c'è la sede di CNA e anche di CNA Formazione Emilia Romagna ex Ecipar Ferrara, lì trovate tutto quello che vi serve. Abbiamo detto ci sono molte aziende che partecipano, anche questa è una cosa importante, da Radio Dolce Vita, e appunto ringraziamo Alberto Benassi che bonariamente ci osserva con sguardo paterno mentre realizziamo queste trasmissioni, a quali altre? Allora, la particolarità di questo progetto e di tanta progettazione che facciamo a CNA Formazione Emilia Romagna è quella di costruire delle reti solide di partner anche provenienti da mondi diversi per rispondere alla stessa domanda però visti da osservatori diversi. Prima tu hai parlato giustamente e ricordato le aziende, ma ci sono tutta un'altra serie di partner istituzionali come la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, i festival, Ferrara Basker Festival, Ferrara Sotto le Stelle, il Jazz Club, i circoli e i club musicali, il Teatro Nucleo, il Bolognesi, Ferrara Off, l'Arci di Ferrara, le scuole di musica, il Circolo Culturale Solaris e l'Associazione Musicisti di Ferrara e le radio, e quindi Radio Dolce Vita e Web Radio Giardino. Questo a dire che non solo è un progetto di valorizzazione delle competenze già presenti e solide di tecnici che lavorano già in azienda, ma ha il desiderio di andare a indagare e a trovare quei talenti che frequentano i concerti e le attività della cultura diffusa sulla città o che hanno collaborato nell'organizzazione di un festival estivo come il Basker Festival, che hanno quella vocazione lì, che gli piace, che magari in maniera informale hanno smanettato ad un mixer. Ecco, quello sono le persone che noi interessano, perché è sulla passione che queste professioni diventano grandi, e quindi è l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia che ci piace indagare, oltre a quello diciamo delle aziende già formate che comunque hanno bisogno e necessità di potenziare le competenze del proprio personale. Ecco, una cosa molto importante da sottolineare è che è un corso gratuito. Sì, sì, assolutamente gratuito, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi del Fondo Sociale Europeo Plus del 21-27 e quindi è totalmente finanziato. È in partenza, partirà il 20 febbraio, abbiamo davvero avuto molti, molti iscritti. I corsi tra l'altro sono due, ce n'è uno sulle competenze nell'uso di mixer digitali negli eventi live e l'altro, questo è inedito perché l'anno scorso il secondo corso l'avevamo fatto
fatto sui radiomicrofoni, quest'anno invece sono le tecnologie della luce nello spettacolo. È chiamato il datore luci, il responsabile delle luci di uno show, è una figura ormai veramente difficile da trovare. Spesso e volentieri sono tecnici prestati temporaneamente a questa competenza. Ecco, vogliamo provare a ricostruire un mestiere potenziando le capacità di base sull'illuminotecnica con tutte le nuove tecnologie, l'EDUAL, le luci 3D, la realtà aumentata, cioè tutta l'intelligenza artificiale, cioè tutte quelle innovazioni che oggi sono presenti e che le grandi aziende di intrattenimento tengono in considerazione per lo sviluppo delle proprie imprese. Quindi insomma, personale che vogliamo competente, avanzato e pronto per mettersi in campo. Perché questi tecnici appunto della luce sono difficili da trovare? Ma perché è la formazione che non è facile in questo campo. Qui il discorso si allargherebbe alla dignità del lavoro nell'ambito culturale e creativo dal punto di vista delle industrie culturali e creativi. Abbiamo visto la fragilità di questo mondo durante la pandemia e quindi riconoscere certi ruoli, certi compiti e riconoscere soprattutto i processi formativi legati alla costruzione di queste competenze è un tema che manca in Italia. Diciamo, ecco, quindi in un certo senso c'è un obiettivo secondario di questo corso e di tutti i corsi legati al settore che in particolare CNA Formazione, prima ECIPAR, organizzano, e cioè quello di strutturare e riconoscere una professionalità che è nei fatti ma che molto spesso non viene riconosciuta dal mercato di riferimento. Ecco, esatto. Questo è un percorso che molte professioni in momenti diversi della propria storia hanno attraversato, cioè quello a un certo punto di costruirsi intorno a delle iniziative di formazione che a un certo punto finalmente enucleano quella professionalità e la rendono visibile e in qualche modo anche più considerata dal potenziale mercato. È questo un po' il senso, cioè dire: guardate che per fare il tecnico luci non basta sapere accendere un riflettore, ma bisogna conoscere delle tecnologie, avere una certa cultura di base, e quindi se volete quel tecnico luci, qualche cosa dovete anche riconoscergli, è così? Esattamente così. Esattamente così, c'è una grande dignità che va riscoperta di queste figure professionali e noi proviamo a farlo appunto con dei percorsi codificati di formazione, ma anche con dei percorsi che nascono informalmente. Me lo diceva un paio di ragazzi che si sono venuti a iscrivere al corso luci, avevano partecipato 2 anni fa ad un corso mixer, si sono iscritti e mi ha detto una cosa che nel momento in cui progettavo non avevo ben inteso, ma che è importante, è che continuano a sentirsi, cioè dopo che si sono formati e che magari qualcuno di loro lavora un po' di qua e un po' di là, hanno mantenuto i contatti, si scambiano le attrezzature, se c'è bisogno si chiamano, cioè nascono anche delle rappresentanze, dei collettivi rispetto alla propria figura professionale. Ecco, questo è un ulteriore passaggio che è molto importante, ecco, proprio per la propria consapevolezza occupazionale. Ecco, e naturalmente anche una testimonianza della qualità con cui vengono concepiti da Paolo Marcolini e da coloro insomma che collaborano con lui, gli imprenditori, le persone di CNA, eccetera, la qualità con cui vengono concepiti questi corsi, che non per caso hanno sempre un notevole successo, perché comunque le iscrizioni, come mi hai detto, stanno andando bene. C'è tempo fino al 10 febbraio, ma le iscrizioni stanno andando bene, insomma, no? È così? Sì, sì. Il numero minimo per partire è 12 iscritti per ogni corso, ne abbiamo già una quindicina sul primo e altrettanti sul secondo, con una quarantina di persone che in questi paio di mesi insomma si sono fatte vive per informazioni, per cui funzionano decisamente bene. Ecco, siamo... C'è una parte teorica e una parte pratica o comunque di project work, vogliamo dire due parole anche su questo? Sì, certo. Allora, per entrambi i corsi naturalmente, certo. Quindi parliamo di 2, perfezionamento sull'uso di mixer digitali negli eventi live e in streaming, questo quante ore e quante sono di project work? Allora, il corso sui mixer digitali sono 150 ore, di cui 20 di project work, quindi 130 ore di aula che saranno suddivise in una parte teorica naturalmente e molta parte pratica. I corsi si terranno su un'immagine, quindi c'è proprio tutto il magazzino a disposizione, viene allestito dai ragazzi, tutti fanno le prove sui banchi. Ecco, questo è molto importante, l'abbiamo sottolineato nelle precedenti edizioni e lo facciamo anche oggi. I corsi sono supportati dalle imprese per le professionalità e per tutto quello che sappiamo, per le competenze, ma anche perché
credo soprattutto su un'immagine, ma non solo, mettono a disposizione materiali. Esatto, ambienti materiali, anche qui le aziende KS, le luminarie, il Malimpensa mettono a disposizione anche loro le proprie attrezzature, e questo è un altro aspetto importante di questi corsi. Difficilmente un fonico, al di là del mixer che magari se lavora in teatro vede sempre lo stesso mixer, ha la possibilità di vedere altri banchi. I ragazzi lavoreranno, si eserciteranno su dei banchi mixer da 200.000 euro, 250, cioè il meglio del meglio, quindi c'è proprio un'impostazione mirata alla qualità del percorso. E poi aggiungo che, lo dicevo prima, molti di questi ragazzi alla fine vanno a lavorare, sono chiamati dalle aziende che fanno spettacolo. Quindi, per quanto riguarda invece le tecnologie della luce, sono 80 ore di corso con 16 di projector, quindi sono 64 ore di aula, anche qui suddivise in teoria e pratica. La pratica è sempre quella più bella, ma la teoria è comunque importante, perché voglio dire, uno strumento si impara alla fine ad utilizzare, ma se non hai una buona base rispetto a come funzionano le frequenze o gli effetti luce, fai poco. Benissimo, quindi queste sono le prospettive. Il corso è molto interessante, ha sempre successo, come vedete lo sta avendo anche adesso. Se avete intenzione, dopo aver ascoltato questa appassionata trasmissione, di iscriversi, lo potete fare ai recapiti che abbiamo detto, o al sito www.ecparfait.it, o scrivendo a Paolo Marcolini, pmarcolini@ecparfait.it, oppure venendo, come dico sempre, alla sede CNA di via Calderolo 84, dove trovate tutto, la CNA, CNA Emilia Romagna, ECI, per tutto quello che vi può interessare. Le prospettive di occupazione sono reali, la qualità del corso è assolutamente sperimentata, e con questo concludiamo questo nostro appuntamento, ringraziando molto Paolo Marcolini per la qualità anche del lavoro che fa all'interno di CNA Formazione Emilia Romagna. Ciao Paolo. Grazie a voi per la consueta disponibilità. E grazie ovviamente a Radio Dolce Vita, che ricomincia da oggi ad ospitarci nel corso del 2023, che collabora anche, è partner di questi corsi di cui abbiamo appena parlato, e grazie a voi che ci avete seguito. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie. Avete ascoltato? Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.